Ma ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi proviamo insieme il mio nuovo fondo Chanel, ma tutto questo dopo la sigla. Prima di passare all'applicazione vi parlo un po' di questa novità Chanel. In pratica è la prima Eau de Tint di Chanel, è un prodotto idratante, immediatamente rinfrescante, la sua formula risulta ultra leggera ed è composta per il 75% d'acqua. Grazie alla tecnologia microfluidica, le microsfere di pigmento incapsulate si fondono sulla pelle per un effetto pelle nuda e un colorito uniforme. Andiamo a provarlo insieme. Ebbene sì, cari e care, quella era l'applicazione sul mio viso. Come potete notare, il fondo risulta leggermente più chiaro rispetto al mio incarnato attuale, ma vi ricordo che io l'avevo comprato al lancio, che è stato a marzo, ma mi è arrivato a maggio, quindi in quest'arco di tempo la temperatura in Sicilia è cambiata e nonostante io usi la protezione solare ho preso un po' di colore. Quindi se siete simili a me come incarnato, prendete il light medium, perché questo che ho mostrato è il light, quindi va bene dopo l'autunno quando perderete la bronzatura. Adesso io ci ho giocato un po' con la terra e quindi questo è il risultato finale. Non mi dilungo sul fondo perché l'ho appena applicato insieme a voi, quindi la mia first impression è questa qui e l'unica nota che posso dirvi è sul colore. Tenuta, come si comporta durante la giornata, lo scoprirò e se vi interessa vi faccio un video aggiornamento. Chicca e news, ho appena visto e vi lascio il link giù in info box che è arrivato su Sephora, quindi potete comprarlo anche su Sephora se non volete comprarlo alla Maison Chanel. Però non avrete questa confezione tutta particolare, stile principessa, però almeno in 3 giorni avrete il vostro fondotinta. Se lo comprate alla Maison Chanel passerà un bel po' di giorni perché ve lo spediscono dalla Francia. Costo del fondo è di 60 euro, fondo e pennello insieme. Devo dire che per un fondo Chanel, considerato il fatto che vi arriva con il pennello, il prezzo non è niente male. In più
Ve la butto lì. Se avete il 10%, il 20% di sconto che sta girando su Sephora e lo applicano pure su questo prodotto, fate un affare se vi interessa la tipologia. Non ha una coprenza esagerata, è solo, come potete vedere dalla telecamera, che applicato sulla pelle, lui riflette bene la luce e vi dà una luminosità, una radiosità veramente eccezionale. Ma se avete i brufoli, ma se avete le lentiggini come me, non li coprirà mai, neanche con due o tre strati. Ve li faccio vedere. Vado più nel particolare, come potete vedere, le mie lentiggini si vedono, ma vengono. Guardate, ma vengono tra virgolette camuffate dalla riflessione della luce, per cui se io mi allontano le vedete, però non le vedete come sono realmente dal vivo. Questo è il risultato nel dettaglio, che non mi dispiace, però ragazze, io mi fermo qui. Per adesso la prima impressione è positiva, solo il colore è un piccinino più chiaro del mio incarnato attuale, però come potete vedere con la terra si sistema tutto. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!